Ciao amici, ben ritrovati. Oggi andiamo a vedere come realizzare questa borsa graziosissima che ha questa forma un po' circolare, ha questi manici molto belli da portare così, molto delicata, bella estiva. Ho realizzato questo punto canestro qui che alla base di sotto circonda la mezzaluna della borsa e invece qui davanti ho fatto questo tipo di maglia in rilievo molto bella, maglia alta, circolare così a mezzaluna. Spero che il tutorial vi piaccia, andiamo a vedere come l'ho realizzato. Per realizzare la mia borsa faccio in questo modo, devo fare due pannelli uguali, quello davanti e quello dietro allo stesso modo e poi andiamo a fare la fascia sia laterale che la fascia di sopra dove verrà poi la lampo. Quindi andiamo a lavorare prima le due parti uguali, il pannello davanti e il pannello di dietro, allo stesso modo. Partiamo proprio dai pannelli. Vado a lavorare la mia borsa con un uncinetto di 6,5 mm e un cordoncino dello stesso spessore. Questo cordoncino è color sabbia, potete farlo naturalmente come più vi piace. Andiamo a realizzare una catenella di 15 maglie, in modo da partire qui dal centro. Per realizzare i pannelli della borsa, sia quello davanti che quello di dietro, lavoriamo 15 catenelle. Lavorate le 15 catenelle, andiamo a fare una maglia alta nella prima maglia, quindi andiamo a sostituire con 2 catenelle e andiamo a lavorare in totale 15 maglie alte per questo lato della catenella. Poi giriamo il lato di sotto della catenella e lavoriamo 15 anche per il lato di sotto della catenella. Quindi dobbiamo lavorare tutto intorno così, lavorando anche questa parte di sotto. In totale poi saranno 30 maglie alte lavorate nella nostra catenella, quindi fate tutto il giro della catenella anche nella parte di sotto. Lavorate le 30 maglie totali alte, abbiamo fatto tutto il giro in questo modo qui, in totale saranno 30 maglie. Fatto questo, dobbiamo andare a girare il nostro lavoro in questo modo qui, la parte tonda sotto, giriamo così e dobbiamo lavorare in costa dietro. E andiamo a fare ogni 4 maglie un aumento e saranno in totale 36 maglie lavorate. Quindi andiamo a sostituire prima la prima maglia con le catenelle, poi entriamo nella seconda maglia in costa così e lavoriamo 4 maglie in questo modo. 1, 2, 3. E 4. E ora andiamo a fare l'aumento della prossima maglia. Lavoriamo 2 maglie nella stessa maglia. 5, 6. E andiamo a proseguire il giro in questo modo. Lavoriamo 4 maglie e facciamo il nostro aumento nella quinta maglia. In totale saranno 36 maglie lavorate e dobbiamo lavorare sempre in costa dietro per tutto il giro fino ad arrivare da quest'altro lato. Terminato il giro, andiamo a girare il nostro lavoro. Lavoriamo sempre a maglie alte e andiamo a fare ogni 5 maglie un aumento e saranno 42 maglie lavorate, sempre tutto in giro fino ad arrivare a questo lato. Giriamo il lavoro e facciamo ogni 6 maglie un aumento e saranno 48 maglie alte. Giriamo il lavoro e lavoriamo ogni 7 maglie un aumento e saranno 54 maglie alte. Lavoriamo sempre in costa per tutti i giri. Ogni 8 maglie faccio un aumento e saranno 60 maglie alte. Lavorate sempre in costa. Ogni 9 maglie alte andiamo a fare un aumento e saranno 66 maglie. Sempre lavorate in costa. Io vado a fare l'ultimo giro d'aumenti, ogni 10 maglie vado a fare un aumento e saranno 72 maglie. Mi fermo a questa misura qui, vado a fare l'altro pannello allo stesso modo e poi andiamo a fare il laterale e la parte superiore. Dopo aver fatto anche il secondo pannello allo stesso modo, andiamo a chiudere il lavoro, diamo un po' la forma per bene, andiamo ad aprire bene.
dobbiamo ora realizzare la parte della fascia che verrà qui per dare la profondità alla borsa. Per il laterale andiamo a lavorare 8 catenelle. Giriamo il lavoro e lavoriamo 8 maglie basse nelle 8 catenelle. Ora possiamo decidere sia di fare il punto canestro che il punto inglese. Per fare il punto canestro dobbiamo fare una maglia bassa normale, l'altra maglia bassa però la facciamo allungata, quindi invece di entrare qui entreremo più sotto e allungheremo il filo. Se invece vogliamo fare la maglia all'inglese, dobbiamo entrare sempre al centro, invece di entrare qui lateralmente, dobbiamo andare al centro di ogni maglia e verrà fuori il punto all'inglese. Quindi decidete un po' voi come volete andare a rifinire la vostra borsa. Io andrò a fare il punto canestro e ho fatto in questo modo. Ho lavorato la mia prima maglia bassa normalmente, poi ho fatto la maglia bassa allungata e proseguo così per tutto il giro. Poi vado a girare, il secondo giro andrò invece ad invertire. Lì dove ho la maglia bassa normale vado a fare quella allungata e dove ho la maglia allungata vado a fare quella bassa. Qui mi trovo con la maglia allungata e quindi vado a fare ora la mia maglia bassa. Faccio una catenella per girare, entro qui, lavoro la mia maglia normalmente. Qui ho la maglia bassa e vado a fare quella allungata, quindi entro così, tiro un pochino di più il filo e vado a fare la mia maglia allungata. Quindi quella allungata andrà a fa si andrà a fare più giù del foro. Qui è allungata, vado a fare quella normale normalmente. Dove ho quella allungata, invece vado a fare quella bassa, è al contrario. Qua faccio la bassa e qua faccio la maglia allungata. Giro il lavoro e vado ad invertire così fino ad arrivare alla altezza di 164 giri. Poi vedete voi in base a come la volete fare lunga la fascia. Io la farò più lunga, in modo da poterla poi girare sopra ed inserire l'anello qui alla fine. Poi vi farò vedere come vado a rifinire. Quindi proseguiamo così per tutta l'altezza della fascia, in modo da incorporare tutto il giro della borsa, lasciando anche un margine sopra per poter ripiegare e inserire l'anello. Vedete come viene questa lavorazione? Volendo potete farla anche a maglie basse normalmente, se non vi viene o se trovate che sia più scomodo farla. Vedete un po' voi, potete anche semplicemente fare le maglie basse classiche. Ho terminato la mia fascia, io l'ho fatta di 88 centimetri, così vi dico la misura che è venuta completa, perché andrò poi a ripiegare questa parte superiore dove andrò ad inserire l'anellino, che può essere o in plastica oppure possiamo utilizzare l'anellino in acciaio, come più vi piace. Io vado ad utilizzare questi in plastica, risultano più leggeri, ma potete mettere anche uno in metallo come preferite. Questo sarà poi il manico della borsa. Volendo possiamo applicare anche una catena in modo da fare la tracolla a questo manico stesso, oppure la possiamo prendere direttamente dai manici come preferite. Potete fare anche un manico di cordoncino, quello che desiderate. Arrivati alla lunghezza, vado a staccare il filo normalmente, lo lascio un pochino più lungo in modo da poterlo poi nascondere all'interno del lavoro. Sulla parte davanti e la parte di dietro dobbiamo andare a realizzare questa fascia qui dove andremo ad inserire poi la lampo. Sia sul davanti che sul dietro dobbiamo fare lo stesso lavoro qui. Io ho lavorato prima un giro a maglie basse prendendo l'incosta su tutta la parte davanti, poi ho girato e ho lavorato due giri a maglie alte. Poi vedete voi in base allo spessore che avete dato anche alla fascia laterale e poi dovete calcolare anche che andremo ad inserire la lampo qui al centro.
Per realizzare la parte che andremo ad utilizzare per mettere la lampo, che sarebbe questa parte qui, su tutti e due i lati, dobbiamo fare in questo modo. Andiamo a fare un giro di maglie basse, le andiamo a prendere in rilievo, in questo modo qua, cercando di prendere sempre la maglia esterna al lavoro, e andiamo a fare un giro di maglie basse prese in questo modo. Entriamo sempre in costa così, prendiamo le nostre maglie e andiamo a fare per tutta la parte superiore la nostra maglia bassa, in modo da terminare tutto il giro in questo modo qua. Io ho fatto da un lato e l'altro questa, poi è venuta lavorandola in costa, è venuta questa linea così. E poi sono andata a fare altri due giri a maglie alte. Quindi andiamo per prima cosa a fare questo giro a maglie basse, poi rigiriamo, andiamo a fare un giro a maglie alte e poi di nuovo un giro a maglie alte, completando così la parte qui. E viene questa costina in modo da agganciare la lampo. Ho fatto le maglie basse per rifinire tutta questa parte qui superiore, giro il mio lavoro e vado a lavorare in costa dietro le mie maglie alte. Vado a fare la prima maglia alta e vado a fare la seconda lavorandola in costa, e così via fino ad arrivare alla fine di questo giro qui superiore. A me sono risultate 36 maglie, poi vedete un po' voi quando ne sono risultate, e andate a lavorare tutte le vostre maglie qui sopra in questo modo. Anche il secondo giro lo andremo a fare a maglie alte e sempre in costa dietro, e possiamo staccare poi il filo. Giro il lavoro e vado a fare la stessa cosa, vado a lavorare sempre in costa dietro le mie 36 maglie su queste appena lavorate. Poi stacco il filo e vado ad applicare la lampo proprio qui nel mezzo. E dopo aver fatto anche qui due giri di maglie alte la parte superiore, dobbiamo andare a piegarla così. Dobbiamo mettere, questa sarà la parte dove andremo a mettere la cerniera lampo, mentre questi qui saranno i due laterali. Dobbiamo mettere al centro la nostra borsa così. Dobbiamo piegare a metà la nostra fascia. Individuiamo così il centro della fascia. Una volta che abbiamo visto il centro della fascia, dobbiamo andare a posizionare la fascia sul lato di dietro e poi andremo a posizionarla sul lato davanti. Andiamo a mettere bene al centro e dobbiamo andare a cucire bene tutto intorno. Fermiamo prima quegli spilli. Da questo punto andiamo verso l'alto, stessa cosa da questo punto verso l'alto, fermiamo prima con gli spilli e poi andiamo con ago e filo, andiamo a cucire bene tutti e due i lati. Dopo arrivati qui al centro, questa parte qui che uscirà fuori, l'andremo a piegare. Dobbiamo andare ad inserire il nostro anello, che può essere in metallo oppure della misura che più preferite, se avete dei cerchi più grandi, dei cerchi più piccoli, in base a come volete fare la vostra borsa. Andate ad inserire questi cerchi e poi andremo a cucire la base dopo aver inserito il cerchietto. Volendo potete mettere anche dei manici semplici, come più vi piace. Fermate il centro con il marcapunti e poi mettete un po' di marcapunti in giro oppure degli spilli come preferite e andate poi a cucire tutto quanto. Una volta che avete fermato per bene ogni parte, dovete fare attenzione che la parte esterna qui che abbiamo realizzato con le maglie alte dove va la lampo dovrà venire poi esternamente, così dovrà venire fuori perché poi questo verrà ripiegato. Quindi fate attenzione a questo. E l'ultima cucitura la dobbiamo fare naturalmente qui a questa altezza. Non dovete andare fino a sopra perché, come vi ho detto prima, questa parte qui è più lunga, il laterale, perché andremo poi a ripiegarlo così per inserire poi l'anello. Invece questa parte qui ci servirà per mettere la lama, quindi verrà in questo modo qui, qua piegata così, e
questa parte piegata così con l'anello all'interno e questa sarà la parte esterna. Andiamo a fare la stessa cosa dall'altro lato della borsa. Una volta che abbiamo bloccato con il marcapunti o con gli spilli ogni parte, dobbiamo andare a cucire. Io vado ad utilizzare questo ago in plastica che lo trovo ottimo per quanto riguarda sia la fettuccia che il cordoncino. Vado ad infilare il filato e vado maglia per maglia a cucire tutto bene intorno. Stessa cosa andremo a fare per la parte di sopra della borsa, quindi questa è la parte di sotto. Andremo a fare la stessa cosa per la parte di sopra. Dopo aver cucito questa, andiamo a cucire anche quella sopra allo stesso modo, tralasciando sempre questa parte. Facciamo sempre attenzione a mettere la piega naturalmente verso l'esterno in modo da poter poi inserire la lampa al centro. Prendo più o meno la misura del cordoncino che mi servirà per fare tutto il giro, naturalmente metto un pochino di più e vado a lavorare in questo modo. Vado a prendere incosta questa maglia qui della base di sotto e incosta la maglia del laterale e vado a cucire bene tutto intorno. Una volta che ho fissato il filo nella prima parte, vado a togliere il marcapunti e vado a prendere sempre la mia lavorazione in questo modo e vado a chiudere tutte e due le parti insieme. Un po' di pazienza, prendiamo le lavorazioni e andiamo a cucire bene tutto intorno. Prendiamo anche magari le codine dei fili che stanno sotto e le andiamo a cucire insieme. E proseguiamo così lungo tutta la lavorazione e man mano togliamo i marcapunti. Vedete come viene chiuso così in questo modo? E proseguite così. Dopo aver cucito il lato di sotto, andiamo a fare la stessa cosa per il lato di sopra e andiamo a cucire allo stesso modo, tralasciando questa parte qui che andremo a piegare, identico a quello di sotto. Andiamo a cucire maglia per maglia. Andiamo ad inserire la lampo, facciamo uscire un po' sulla parte davanti, un po' sulla parte di dietro. Se non la trovate da misura, potete anche tagliarla, però ricordatevi di bloccare la parte finale o iniziale in modo che non si sfili. Andate poi con un filo di questi tipo di nylon, questi trasparenti tipo quelli da canna da pesca, e andate a cucire la lampa maglia per maglia, poi ripassate in modo da rinforzare bene tutta la parte. Andate e ritorno e poi andate a cucire anche dall'altra parte qui. Io ho bloccato naturalmente prima con gli spilli e man mano li tolgo e vado a cucire. Dopo aver cucito un lato, andiamo a cucire anche l'altro lato allo stesso modo. Poi ho optato per questi in metallo e li vado ad aggiungere in questo modo qui. Mi piacciono di più questi in metallo e quindi vado a fermare con ago e filo. Blocco sempre con quell'ago di plastica e con un po' di cordoncino, vado a passare tutto bene intorno così e fermo da un lato e l'altro i manici, piegandogli leggermente l'anello in questo modo all'interno e chiudendolo così. Andiamo a rinforzare bene, passiamo più volte il filo in modo da rinforzare bene questa parte qui dell'anellino e del gancio, quindi ripassate tante volte finché lo sentite bello saldo. E questa è la mia borsa terminata. Poi vi metterò le foto in modo da poterla vedere meglio, perché qui non riesco a farvela vedere per intero. E volendo potete mettere anche una catena qui sui due manici e farla anche a tracolla se preferite. Mi piace molto questo effetto qui che ho dato appunto canestro,
in questo modo sulla base laterale e anche la base di sotto, mentre qui viene fatto questo rilievo qui che è molto carino. Spero che il tutorial vi sia utile e gradito. Ho aggiunto questi manici in metallo che mi sono piaciuti di più, alla fine è molto più delicata e più carina così. Spero che vi piaccia, vi mando un grande bacio, un grande abbraccio e lavoriamo che ci consoliamo. Ciao ciao, alla prossima, un bacio. Grazie a tutti voi amici di Creiamo Annalisa per il vostro sostegno ed affetto. Grazie per ogni commento, condivisione e contributo alla crescita di questo canale. Continuate a seguirmi perché il viaggio continua. Con gratitudine, Creiamo Annalisa. Un bacio e un abbraccio.